siamo a 15 minuti dal centro della città di Napoli, in un sito archeologico meraviglioso e non ancora molto conosciuto dai napoletani stessi, immaginiamo dagli altri. E non a caso questo è uno dei luoghi simbolo dell'edizione di quest'anno, non più una Napoli sotterranea, scura, oppressiva, ma una Napoli intonata allo slogan della leggerezza. I grandi maestri della scena internazionale, Bob Wilson o Peter Brook, ci vengono a portare dei lavori fatti con allegria, con ironia. E l'ironia è una delle chiavi di quest'anno, insieme a tanti testi nuovi, tante storie nuove che raccontiamo, e ha due grandi focus, due inquadrature in primo piano di due discipline, di due nazioni che non sono europee ma che somigliano all'Europa: Israele con la sua straordinaria danza contemporanea, di cui forniremo un vero e proprio estratto, e la nuova drammaturgia argentina, questa drammaturgia fatta da giovani registi, giovani attori di formidabile potere comunicativo, che raccontano delle storie anche serie su cui riflettere, ma sempre con brio e con allegria. E poi, conclusa la fase di giugno, nell'ultima settimana di settembre, festival e teatri della città si abbracciano con delle coproduzioni che fanno partire il teatro invernale della città di Napoli.